Ecco, poi adesso vediamo l'ultimo forno dell'ultima generazione Pizza Group a risparmio energetico, molto facile da utilizzare, quindi partiamo sempre dal 0, lo mettiamo sull'1, schiacciamo il pulsante di accensione, due programmi su questo forno, il programma P1 che è quando il forno è in stand-by, quindi quando non abbiamo lavoro, quindi per sapere la temperatura azioniamo il P1, lui scrive programma 1, vogliamo controllare la temperatura superiore, in quell'occasione abbiamo messo 300 gradi, confermiamo, controlliamo la temperatura sotto, 250 gradi di impostato. Nella fase di lavoro abbiamo bisogno di metterci sul programma 2, quindi schiaccio il programma 2 in rosso, la differenza del programma 1 che era in verde, il programma 2 è scritto in rosso. Vogliamo controllare la temperatura che abbiamo impostato sopra, 320 gradi, quindi 20 gradi in più, confermiamo che va bene, controlliamo la temperatura inferiore, 300 gradi che è la temperatura ideale di cottura quando abbiamo tanto lavoro per la cottura della pizza. Confermiamo. Mi rimetto sul programma 1 perché oggi abbiamo poche pizze da fare, quindi abbiamo sempre questa luce in verde che darà conferma che siamo sul programma 1. Accensione della K, aumenta dell'aspirazione, diminuzione dell'aspirazione. Azionando questo pulsante abbiamo la programmazione ritardata. Partendo da off, basta schiacciare per 3 secondi, comparano i giorni, le ore e i minuti.